Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i patetici digitali. In questo video cercheremo di comprendere insieme che cosa sia il linguaggio, quali siano le fasi in cui si è sviluppato il linguaggio, che cosa sia la poesia e che cosa sia il mito. In modo particolare facendo riferimento a quanto in merito a questi temi avesse pensato Giambattista Vico, filosofo sul quale sono stati già pubblicati alcuni video e vi lascio quindi, se volete, il link in descrizione. Che cos'è il linguaggio? Quali forme di linguaggio esistono? Che evoluzione ha avuto il linguaggio? Di sicuro sappiamo che il linguaggio ha un posto di grande rilievo nella vita dell'uomo. Attraverso il linguaggio è possibile cogliere l'unità della famiglia umana. Sappiamo anche che il linguaggio è il luogo dell'inconscio. Attraverso il linguaggio possiamo accostarci alle istituzioni civili e religiose, penetrando al loro interno, nei loro conflitti, nei loro tentativi di superamento di questi stessi conflitti. Il linguaggio di sicuro non è una creazione arbitraria. È, potremmo dire, una disposizione alla comunicazione. Il linguaggio si è formato lentamente sotto la pressione di urgenti bisogni dell'uomo, cioè l'uomo attraverso il linguaggio ha cercato di risolvere i problemi immediati della quotidianità. Quindi il linguaggio ha un carattere naturale e per questo può essere visto come un veicolo privilegiato dei popoli. Vico cerca di individuare, potremmo dire, le forme genetiche del linguaggio. Indubbiamente il linguaggio inizialmente era gestuale, cioè la comunicazione attraverso movimenti e azioni. I primitivi si spiegavano con atti e movimenti del corpo che avessero in qualche modo un naturale rapporto con le idee che i singoli in qualche modo dovevano comunicare, trasmettere. Un esempio evoluto di questo linguaggio, secondo Vico, è il linguaggio geroglifico, i cui caratteri, sempre secondo Vico, sono divini. Al linguaggio gestuale geroglifico fa seguito, secondo Vico, il linguaggio cantato, che precede quello recitato e in prosa. Il canto, sappiamo, esige una certa cadenza, risponde anche al momento propriamente poetico, si esprime in forme ritmiche, versificate. Vico antepone il canto alle altre forme espressive perché, scrive, gli uomini sfogano le loro grandi passioni nel canto. E questo periodo non è ancora dominato dalla ragione e quindi si caratterizza per i robustissimi sensi e le grandi fantasie. Vico è persuaso che gli uomini prima sentano senza avvertire e poi scrive, avvertiscono con animo perturbato e commosso. Vico ritiene che l'espressione più adeguata di questo animo perturbato e commosso siano le immagini fantastiche, alogiche o prelogiche. Vico quindi si distacca, possiamo dire, dall'oggettivismo greco, secondo cui la poesia è imitazione. E anche qui vi rimando ad un video che ho già pubblicato, in particolare con riferimento a quanto Aristotele ha scritto sulla poesia e quindi sull'importanza dell'imitazione. Per Vico, invece, è importante sottolineare la creatività dell'uomo, l'originalità, la logicità, l'autonomia della poesia rispetto alle ragioni e alle sue espressioni. La poesia, quindi, non è semplicemente un abbellimento
inventato da scrittori magari anche sofisticati. E la poesia è capace di penetrare nel mondo dei sentimenti, nel mondo delle passioni violente, di cui il canto è appunto un veicolo espressivo. Per Vico, il canto è un mondo divino. In uno dei video precedenti avevamo ricordato come per Vico la storia possa essere individuata in tre età. A queste tre età corrispondevano tre delle facoltà dell'uomo. Vi lascio il link in descrizione. Alle tre età della storia corrispondono anche tre tipi di linguaggio. La lingua degli dei fu quasi muta e pochissimo articolata. La lingua degli eroi era articolata e muta. La lingua degli uomini tutta articolata e pochissimo muta. Secondo Vico, ovviamente, questi stadi non sono separati tra di loro, si tratta di un assorbimento da parte del linguaggio successivo delle forme precedenti. E lo stesso valore Vico attribuisce ai miti. I miti, sappiamo che mitos significa racconto, non sono vaneggiamenti, ma sono delle vere storie, dei costumi di antichissime genti. I primitivi erano incapaci di astrazioni logiche, quindi ricorrevano a delle immagini, appunto dei miti, con cui riassumevano e tramandavano le loro esperienze, spesso anche violente, conflittuali. I miti, pertanto, non sono semplicemente delle descrizioni distorte di un mondo immaginario, ma sono la naturale espressione di concezioni metafisiche. E tutte le forme retoriche dei miti, quindi ad esempio le similitudini, le metafore, non avevano la funzione semplicemente di accrescere la fruizione fantastica di questi miti, ma rappresentavano il modo in cui l'uomo può pensare le cose. I miti, quindi, sono le forme con cui i primitivi potevano pensare e tramandare le loro esperienze. E queste forme culturali, per Vico, sono autonome. Ogni stadio della storia ha un suo fascino e una sua logica, e non necessariamente utile per quella che segue. Carissimi amici, spero che questo video vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto, potete lasciare un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale al fine di essere aggiornati sui prossimi contenuti. Grazie e buona serata a tutti.